anche se tu non sei napoletano di origine, ho detto che sei molisano, ma vivi a Napoli, a Portici da tanti anni da poterti sentire napoletano. Ma la napoletanità esiste o uno stereotipo? Questo è un personaggio molto napoletano, Sì. no? Ma c'è qualcosa veramente di... Qua vado su un campo minato. Beh, no, allora, la napoletanità esiste ed è una bellissima cosa. Quello che non è piacevole è quando questa napoletanità viene trasformata in un napoletanismo e le persone si sentono autorizzate a fare qualunque cosa solo perché, insomma, è folcloristico, è colorato, e questo non è divertente, forse lo era tempo fa, non lo so, però insomma non lo trovo divertente. Mi piace molto la Napoli efficiente, la Napoli della Apple, perché insomma guardate un po' in tutta Europa dove hanno pensato di mettere l'Accademia a Napoli, dove a San Giovanni a Teduccio, incredibile, veramente incredibile. E queste sono secondo me le cose più belle, il turismo e la tradizione che naturalmente fa dei nostri territori. Siamo a Sorrento, guardate che sala meravigliosa, insomma, siamo in posti, venendo qui mia figlia a un certo punto ha esclamato: oh, c'è un castello medievale, così per strada, tac, insomma, viviamo in un posto meraviglioso ed è giusto decantarlo, ed è giusto, insomma, esaltarlo nella maniera più grande possibile, però poi non bisogna approfittare, è un po' una cosa che penso. Il napoletano, sono stato inserito nell'antologia Napoletani per sempre, di Edizione La Sera, e questa è una cosa che ha fatto un piacere immenso, immenso, perché dopo tanti anni, dopo aver sposato una porticese e dopo aver avuto una figlia nata a Napoli, l'altra è nata in Vietnam, vabbè, però insomma mi sento Penso che esista la napoletanità, però non deve diventare stereotipo. Esatto, deve essere libera, istintiva, così come il napoletano, credo. Penso che in questo libro ci sia molta ironia, molta, molta l'ironia, quella bella, quella narrativa. E poi è vero che è evidenziato il rapporto padre-figlio, ma non dimentichiamo la madre, che è defilata, è emarginata, ma è una figura molto forte, se la porta al matrimonio, si siede vicino a lei, la ignora, la ama, come dire, la rinnega in un certo senso. C'è tutto un lavoro psicologico fra il figlio e la madre, di più del padre. Però c'è un filone di psicologia che dice: imparate a riconoscere che la sconfitta non è sempre un fatto negativo, ma addirittura un'opportunità, perché ti rende libero, perché fin quando tutto si realizza come desideri sei anche obbligato a mantenere quegli standard che ti sei prefisso e continuare a mantenere quel livello e comportarti in quel modo, ma perdere qualcosa significa guadagnare libertà, significa guadagnare nuove opportunità. E lui è un po' quello che fa, perché da questa sua sconfitta torna a casa della mamma, quindi per un uomo di 50 anni significa tornare indietro, però diventa anche un modo per godersi poi le sue passioni, per godersi la musica. Ha avuto quest'altro grande dolore di non avere figli, però comunque si affeziona a degli adolescenti, questo mi sono riconosciuto molto, no? Quando sicuramente per una persona sembra normale nel suo percorso di vita avere dei figli per dare un senso alla sua vita, però lui l'ha trovato lo stesso, perché poi si è affezionato a questi ragazzi che ama come se fossero figli. Quindi tu in un certo senso dai anche una ricetta della felicità, no? Di trovare un modo di coltivare se stessi anche quando perdi le cose, quindi di essere piuttosto che di avere, mentre noi puntiamo soprattutto a rappresentarci attraverso le cose che abbiamo conseguito. Però comunque in fondo ci insegna che anche senza avere più le cose che ti danno certezza riesce ad essere.
Vero. E qua torniamo ai libri importanti, no? Della mia vita. Ne cito uno come epigrafe di questo libro, come servo di qualcuno. Cito il libro del grande professore americano Von Wulff, intitolato Quando siete felici, fateci caso. Questo libro mi ha veramente cambiato la vita. Non vorrei sembrarvi esagerato, però ci sono dei libri che ti scuotono. Io, prima di leggere questo libro, non ero esattamente come sono oggi, perché insomma tendevo più alla malinconia, all'insofferenza verso certe cose, eccetera. Invece questo libro, che ha questo titolo così poetico, mi ha insegnato a godere delle piccole cose, che è una cosa che tutto sommato mi sembra di tutti, ma che non tutti facciamo. Però si può guardare un tramonto, è gratis, non è che uno deve pagarci, no, non ci sono soldi per pagare il tramonto, ma il tramonto è gratis, insomma, poi si può godere. Poi se c'è una marea di guai, di problemi, chiaro, magari non ha l'animo, però io parlo in linea generale, diciamo, insomma. Sempre provare.